ricco di significato, perché l'obiettivo è quello di promuovere e migliorare il territorio, abbellire la città attraverso la cultura e attraverso, in particolare attraverso la lettura. Siamo qui per celebrare la cultura, per celebrare l'istruzione, perché la cultura è nemica dell'ignoranza, è nemica dell'arroganza, è un forte strumento di crescita e di riscatto sociale. Messina è una città portatrice di cultura, veicolo di valori alti. Pensiamo che è la città di Antonello da Messina che ha portato il nome della nostra città nel mondo. Oggi si legge poco. Il rapporto col cartaceo, non mediato soltanto dai mezzi digitali, penso che sia insostituibile. Invito i giovani a leggere Dostoevskij, a leggere Manzoni, a leggere poesie, ecco, perché a leggere la storia della nostra terra. È un segnale come i segnali stradali, no? Chi passa capisce che qua intorno ci deve essere qualcosa che ha a che fare con la cultura. Non è un caso l'allogamento di questa panchina di fronte al Palacultura, è un simbolo che sta a significare come è importante incentivare, incrementare e implementare eventualmente percorsi già attivati che riguardano appunto la cultura, la lettura, che siano stimolo soprattutto per i giovani, che si interessino, si motivino e siano curiosi. E il Palacultura è un palazzo che dentro conserva l'archivio storico della nostra città, la biblioteca comunale, la galleria d'arte moderna contemporanea, l'esposizione dell'Avare dei Giganti, per cui è un invito per tutti coloro che vorranno praticamente accomodarsi e leggere anche le frasi che sono riportate a aprirsi come un libro e scrivere anche un pezzo della propria storia, perché ognuno di noi abitando a Messina fa parte della storia di questa nostra città.